Noi andiamo in esterna da Paolo Renzetti, che ritrovo con particolare piacere, a cui do il buon lunedì, buon inizio di settimana, insieme a Gianni Taucci, che saluto e che ringrazio. Allora, facciamo in apertura, Paolo, probabilmente insieme al dottor Taucci, un piccolo bilancio. Prevale l'ottimismo, ecco, dagli exit poll, possiamo dire così, prevale l'ottimismo con qualche risacca di in preparazione, un po' di paura, scetticismo per quello che sarà. Buon pomeriggio. Certamente, buon pomeriggio, bentrovati ai nostri telespettatori. Grazie a Gianni Taucci, direttore provinciale di Confesercenti Pescara. Siamo a Montesilvano, siamo all'interno della sede provinciale di Confesercenti. Allora, Taucci, era importante ricominciare, riaprire gli esercizi commerciali. Quella di oggi rimarrà una data storica per quanto accaduto negli ultimi mesi. Non hanno riaperto tutti gli esercizi commerciali, però sicuramente quella di oggi è una giornata da ricordare. Assolutamente sì, è un momento importantissimo anche perché riprende e ricomincia un'economia che è rimasta fin troppo ferma, per cui è naturale che oggi ricominciano tutta una serie di attività, alcune hanno preferito avere un po' più di tempo per mettersi in regola, altre hanno fatto scelte completamente differenti proprio nella volontà di non riaprire perché attendono invece delle misure e delle ordinanze che gli daranno l'opportunità di vivere. C'è ottimismo, è giusto che sia così dopo quanto accaduto, però ovviamente ci sono anche tanti punti interrogativi per quello che sarà il domani. C'è stata questa ordinanza della Regione, c'è stato il DPCM della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Confesercenti come giudica queste ordinanze che sono state emanate nelle ultime settimane? Si poteva fare di più, si poteva fare di meglio? Sicuramente si poteva fare prima, perché poi molte imprese hanno ricevuto le ultime informazioni sulle ordinanze qualche giorno fa, è naturale, è difficile mettersi in regola. Si poteva fare meglio perché ci poteva essere più attenzione sia a livello di governo che a livello regionale. È naturale che si è arrivati a un compromesso e riprendendo il discorso dell'ottimismo c'è, ci deve essere e invito tutti gli abitanti di questi territori a fruire di tutti gli esercizi commerciali, ristoranti che sono sotto casa e abbandonare, perché lo abbiamo avuto in mano per tanto tempo, il cellulare per gli acquisti online, sapendo che poi le economie sfuggono e non rimangono in quel territorio che ha aiutato tanto anche il bloccare del virus, quindi della pandemia su tutti i territori nazionali. Cioè, grazie comunque agli esercizi che hanno immediatamente abbassato le saracinesche e hanno dato vita a uno stop sociale che non è stato fatto con poco sacrificio. Parlava lei qualche istante fa degli acquisti online, molti potrebbero preferire ancora per qualche tempo acquistare online a distanza, questo è un problema su cui ovviamente voi state lavorando. Sì, è un problema, ma sarà anche sicuramente un nuovo metodo di acquisto. Quello che invitiamo è di appoggiarsi ai portali locali, perché tutti i territori si stanno dotando di portali locali dove il commerciante riuscirà a vendere tranquillamente il proprio prodotto a chi lo vuole, con i dovuti sconti che sono comunque online, ma che sono anche nei negozi fisici, e consegnarglielo anche dopo pochissimo tempo, a differenza dei grandi portali che impiegano minimo 48 ore. Prima di ascoltare le domande, le curiosità da studio di Jacopo Forcella, vorrei fare una puntualizzazione perché oggi Taucci hanno riaperto tutti gli esercizi commerciali nel nostro paese, però c'è una categoria che probabilmente incontrerà e sta già incontrando le maggiori difficoltà nella riapertura ed è quella della ristorazione. Possiamo dire che per quanto concerne i ristoranti, rispetto agli altri esercizi commerciali, bisogna fare un discorso a parte perché in questo caso le cautele dovranno essere ancora maggiori e i disagi probabilmente per chi si recherà nei ristoranti saranno maggiori rispetto a chi va a fare la spesa nel negozio sotto casa. Allora, gli operatori della ristorazione, del food and beverage in generale, si stanno organizzando
organizzando in maniera tale che il cliente possa usufruire in virtù anche di più step, quindi di più turni del tipo di servizio. È naturale che ci vorrà un po' di pazienza da parte dei clienti, gli operatori ce la stanno mettendo tutta, veramente fino all'ultimo, perché hanno il bisogno di ripartire, sapendo che avranno meno posti, sapendo che avranno qualche difficoltà in più, ma oggi occorre, come occorre un'attenzione da parte di tutti per portare e indossare una mascherina, occorre un po' di pazienza e dare fiducia alle imprese che sono sul territorio, perché impiegheranno un po' di tempo in più per soddisfare tutti, ma ce la faranno. Jacopo. Sì, innanzitutto un buon pomeriggio a Gianni Tauci, soprattutto grazie per la disponibilità. Io volevo fare qualche considerazione con lei, partendo ad esempio dal primo servizio, peraltro realizzato proprio da Paolo Renzetti, che stamattina si è recato in un bar in centro a Pescara. Non so se ha sentito, l'esercente stesso ha detto: al primo caffè mi tremavano le mani. Ecco, quello che un po' rimane e rimarrà adesso, al di là dei DPCM, delle procedure, quello che rimane è un po' di timore sia da parte di chi deve usufruire adesso dei negozi, ma anche da parte di chi deve servire, perché in effetti poi c'è anche il timore di poter essere magari il fattore di contagio. Ecco, come si supera, o soprattutto quanto pensa che ci vorrà per superare questa fase? Vabbè, innanzitutto è stata la più grande start-up mai vissuta, è come se fossero tornati il primo giorno al lavoro, il primo giorno a scuola, quindi è naturale che tremano le mani agli operatori, insomma un sentimento molto forte da parte di tutti gli operatori. È naturale che saranno due settimane complesse, dove dovremmo fare in modo che la gente riacquisti la volontà di uscire e acquistare in tranquillità, in piena sicurezza, senza far ridurre quell'effetto che è sempre servito agli operatori, cioè la socialità. Mantenendo le distanze, dobbiamo cercare in tutti i modi di fare quello che facevamo prima, perché in queste due settimane si deciderà anche da parte delle imprese come muoversi per il futuro. Alcune purtroppo potranno anche decidere di non continuare. Una considerazione adesso che parte proprio dalla fine del suo concetto: molte di queste attività che magari hanno riaperto, ma prima della chiusura avevano anche un numero di collaboratori che oggi, per svariati motivi, quello di distanziamento sociale, ma anche problematiche economiche, sono collaboratori che non saranno confermati, sono collaboratori che non ci saranno più. La stima, se ne avete una, e se in futuro, in un prossimo futuro, potrebbe essere una forza lavoro riacquisibile strada facendo. Ecco, il problema sarà grande, perché la cassa integrazione coprirà per ulteriori 4-5 settimane questo periodo. Già da giugno si dovrà rientrare con la presenza dei dipendenti a pieno regime, e lì sarà il primo grande problema per le imprese, perché se non avranno le economie che servono per pagare gli stipendi, ci sarà un problema molto più grande, un problema inatteso, perché pensavamo invece che la cassa integrazione fosse continuativa, quindi da sfruttare almeno fino a luglio. Questa situazione ci creerà qualche bel problema, e speriamo che correggano il tiro. È naturale che la volontà di un imprenditore è riassorbire completamente la sua forza lavoro, perché senza quella forza lavoro l'imprenditore comunque è nudo, non ha quella forza che dovrebbe avere per vendere o per fare servizi. Purtroppo però un 30%, se non di più, dei lavoratori nei comparti commercio, turismo, e soprattutto il turismo, prendiamo quello estivo, che diciamo che la percentuale si alza tantissimo, rimarrà a casa. Certo. Cosa si sente di dire alle aziende che hanno detto di chiudere praticamente in maniera sostanzialmente definitiva? Pensa che ci possa essere poi un cambiamento con l'andare del tempo, oppure che siamo destinati, insomma, a perdere una parte del commercio abruzzese?
È un incrocio particolare perché tanto fa anche la liquidità che si aspettava dalle banche e che non ancora arriva alle imprese, che avrebbe dato comunque la possibilità di sostenere questi mesi bui. È naturale che da lì parte il concetto di sostenibilità e mantenimento. Se vengono a mancare liquidità delle banche, possibilità di fondi perduti da parte della regione e del governo e al fianco la cassa integrazione, le scelte che fanno le imprese nel non poter più continuare sono scelte che di fatti non danno possibilità a riflessione di alcun genere. Uno più uno fa due e loro saranno costrette. È naturale che noi non possiamo dirgli di stare in piedi aperte fino a quando possono, perché si creano ulteriori danni. Sicuramente noi faremo di tutto per fare in modo che le banche sblocchino quei finanziamenti attesi e che la regione rifletta immediatamente a dei percorsi di fondo perduto tale da consentire il recupero dei mancati incassi. Solo così potranno dare opportunità a quelle imprese che hanno grandi difficoltà a continuare. La manovra, e poi chiudo da parte mia, la manovra da 55 miliardi messa su con questo decreto rilancio Italia vi soddisfa? È una manovra che pensate soddisfi una platea quanto più ampia possibile? Oppure se ci sono delle criticità, quali sono? Sicuramente non ci soddisfa appieno, le criticità sono quelle che ho pure detto prima su scala regionale. Occorre dare una liquidità immediata a fondo perduto alle imprese che hanno perso quell'economia in questi mesi, perché se pensiamo che si ferma tutto, si devono fermare i costi dei fitti, si devono fermare i costi dell'energia elettrica, si devono fermare i costi generali di tutto. Questo purtroppo non è accaduto e il governo, seppur ha pensato a fare delle azioni di credito d'imposta sugli fitti piuttosto che di rimborso di una parte del costo a fondo perduto di quei fatturati a fondo perduto, naturalmente noi ci aspettavamo di più. Intanto una cosa che ci aspettiamo e speriamo che non accada è il tempo, non vogliamo che accadi quello che è accaduto per esempio con le casse integrazioni, tempi lunghi per erogare economia, alle imprese servono i soldi oggi e subito, quindi ci aspettiamo che tutto quello che sta scritto sul decreto legge diventi operativo immediatamente. Davvero una postilla a questa risposta, una curiosità davvero, sentendo un po', tastando il polso degli esercenti, qual è la misura che va più verso una direzione auspicata? Il blocco per esempio dei pagamenti, lo slittamento dei pagamenti oppure le risorse a fondo perduto? Risorse a fondo perduto, perché lo slittamento dei pagamenti significa affrontare il problema fra due mesi, ma il problema rimane perché i soldi non ci sono. Perfetto. Paolo, se hai qualche altra domanda, altrimenti possiamo... Sì, chiudiamo. Sì, l'ultima ne aveva fatto accenno Gianni Taucci qualche istante fa. Questa situazione riproposta tra qualche settimana, quando si entrerà nel pieno della stagione turistica, sarà una stagione turistica per una regione come l'Abruzzo, che vive anche e soprattutto di turismo particolare, ci sarà un turismo locale, anche le imprese turistiche dovranno in un certo senso riorganizzarsi e riadattarsi a questa situazione? Purtroppo sì, e spero che lo facciano il prima possibile, però c'è comunque il comparto dell'alberghiero che sicuramente, rispetto alla ristorazione o alla balneazione, che sicuramente avrà grandi difficoltà in virtù di tasse da pagare. Pensiamo alla Tari, che comunque, seppur ferma sugli alberghi, incide tantissimo, quando abbiamo quasi la certezza che lavoreranno veramente poco, perché anche l'abruzzese non è abituato, come ad esempio il pugliese, a fare vacanza all'interno della propria regione. Quindi, non essendoci questo tipo di abitudine, la nostra preoccupazione è che il settore alberghiero non avrà in nessun modo economia. Allora a quel punto devono intervenire risorse tali per farli mantenere questo anno perso, perché poi la stagionalità è quella, e per farli ripartire in tranquillità. Quindi bisogna sostenere le imprese del comparto del turismo, che in Abruzzo
purtroppo sono sempre state messe un po' da parte. Il turismo invece in Abruzzo dovrebbe essere e deve diventare il traino economico di questa regione. Grazie davvero a Gianni Taucci, direttore provinciale di Confesercenti Pescara. Da Montesilvano è tutto, grazie a Loris Bennato per l'assistenza tecnica, linea che può tornare allo studio. Grazie Paolo, grazie ovviamente a Gianni Taucci.